È veramente, veramente, veramente una bella esperienza perché è una delle zone degli Stati Uniti a maggior pluralità culturale. La California è veramente la patria di tutti, cioè, si vede di tutto e si vede tanta bella gente rispetto a tante altre parti magari del mondo dove c'è un po' più, no, di rischi. Ma quello che diceva l'avvocato sicuramente è molto importante. Nonostante i supporti, nonostante l'educazione ricevuta, nonostante le raccomandazioni e tutte le attenzioni con cui potete partire, quando state là poi state da soli, no? Quindi in qualche modo si mette e si misura a che livello questo tipo di responsabilità che avete acquisito si potrà mettere in pratica. L'altra considerazione di carattere personale che faccio, ovviamente la estendo quell'invidia anche al mese in Irlanda, e il canadese, chi è che va in Canada? Veramente. Dall'Alto Adige al Canada, insomma, in fondo sono molto simili, no? Le temperature, boschi e quant'altro, forse le dimensioni sono leggermente diverse, però è un altro paese di quelli straordinari e anche lì si trovano veramente tante situazioni. L'Irlanda è molto più vicina a noi, sono molti italiani dentro, anche la bandiera in fondo è simile. C'è qualche litro di alcol che gira un po' più frequentemente, la temperatura un po' più fresca rispetto a Roma, però insomma rispetto all'Italia in genere. Luglio e agosto è molto piovoso, stranamente. L'Irlanda è l'unico posto dove le spiagge sono verdi, per cui ci sarà pure un motivo, insomma. Quindi, manne e felpe e giacconi a vento dentro chi va in Irlanda, sicuramente. Le considerazioni invece di carattere un po' più aziendali. Che senza ipocrisie e senza, insomma, messaggi inutili, ma la crisi economica che attanaglia il mondo, ma il nostro paese in modo particolare, sconsiglierebbe da fare certi tipi di investimento. In genere qualsiasi azienda è il primo posto dove va a tagliare la formazione. ENAV fa una scelta completamente opposta, nel senso noi negli ultimi, diciamo 8-9 anni abbiamo investito in più circa 600 ragazzi sotto i 25 anni assunti, e oggi con i voi 22 siamo riusciti a fare circa una settantina, 65 ragazzi su cui, che non sono dipendenti evidentemente, però secondo noi li sentiamo come tali perché figli dei nostri dipendenti, per cui ci sentiamo un po' zii di questi ragazzi, insomma. E mi è piaciuto che Gianluca ha detto ENAV si assume una bella responsabilità. Fossero queste responsabilità, Gianluca, saremmo veramente felici. Ce ne sono ben altre, però hai ragione, questa è una bella responsabilità che prendiamo molto dietro le spalle, supportando però i vostri genitori, i nostri genitori, che sono loro invece parte della nostra famiglia aziendale, per cui sentiamo veramente una vicinanza importante a questo. Quindi ENAV continua ad investire sulle sue persone, sulle sue risorse più importanti, e questo credo che sia in un momento come questo un segnale estremamente da sottolineare, senza farne, voglio dire, un manifesto, però insomma neanche farlo passare come se nulla fosse, insomma l'attenzione è importante darla, potevamo darla in maniera più limitata quest'anno, ma siccome abbiamo avuto un ottimo risultato di bilancio grazie ai nostri sanitici, non volevamo assolutamente arretrare di un centimetro da quello che abbiamo fatto, e se le cose andranno come sono convinto che andranno, perché questa è un'azienda estremamente viva, nonostante le crisi che ci attanaglia, gli aeroplani che diminuiscono, però insomma probabilmente rilanceremo ulteriormente su questi tipi di progetto, perché sono convinto che qualcuno di questi 22 poi in questa famiglia ci ritroverà con qualche busta paga da ritirare. Quindi se così fosse, ma se anche così non fosse, parlare bene di ENAV a noi ci serve tanto, perché a volte c'è anche bisogno di costruire una rete di convincimento, una rete di cultura, guarda caso parliamo di cultura, di quello che vuol dire fare azienda, di quello che vuol dire un'azienda pubblica che invece si comporta come molte volte meglio di aziende private. Quindi per noi questo è veramente un punto d'orgoglio che abbiamo raggiunto solo esclusivamente grazie al convincimento delle persone che ci lavorano sopra, non ce l'ha imposto nessuno, e quindi sono scelte libere che facciamo a livello manageriale, di cui siamo veramente, di questo sono veramente fiero. E quello che ha detto l'avvocato Denti Rodeschini per me ha un significato molto importante. Vi ho fatto una raccomandazione, mi riferisco ai ragazzi: andare in giro per il mondo e farci fare bella figura come paese.
Bene, questo è in grande sintonia, avvocato, piace dirle che ENAV va in giro per il mondo a far fare una bella figura al nostro paese. Siamo un'eccellenza riconosciuta, ci stiamo allargando sempre di più come confini e quindi questa sintonia si deve ancora di più allargare e la responsabilità, come c'è il riferimento Gianluca, io la estendo su di voi. Voi avete la responsabilità anche di continuare quel messaggio che papà o mamma stanno cercando di trasmettere in giro per il mondo, dando un'immagine sempre più bella, sempre più produttiva, perché no, anche sorridente, del marchio ENAV, di questo tricolore che abbiamo messo nella nostra chiocciola e che voi dovete portare con grande orgoglio, ma soprattutto con grande dignità in giro per il mondo. Non siete secondi a nessuno, non avete ostacoli particolari da dover superare se non la vostra volontà e la vostra dedizione a quello che fate tutti i giorni. Mi riferisco adesso a quello che ha detto Francesca invece, che ha detto una cosa anche qui molto profonda secondo me, ha detto questa è un'esperienza che sicuramente ci farà crescere e che ci formerà. Mi permetto di aggiungere una cosa, Francesca, e a tutti i ragazzi, e mi riferisco ai genitori, questa è un'esperienza che fa crescere anche tutti i genitori, le famiglie, perché alle mamme italiane, insomma, no? Lasciar partire i ragazzi, no, non è una cosa così semplice, non è che i papà soltanto da me, sono le femmine che vanno via, insomma, no? Non a caso ho lanciato un messaggio prima che a Santiago sono pure bei ragazzi, attenzione, no? No, lo dico veramente, queste sono esperienze che formano tutta la famiglia. Lasciare libero un ragazzo di affrontare la vita, di assumersi le sue responsabilità, soprattutto fare grossa esperienza, è veramente un importante investimento per il suo futuro. Ultimissime considerazioni, dopo che ci lasciamo con un brindisi, credo, con qualcosa da mangiare. Faccio una considerazione che forse per chi ha sentito l'anno scorso il mio discorso è una ripetizione, ma siccome la sento profonda, la sento veramente tanto al cuore quello che dico, credo sia importante ribadirla. E questa cerimonia, seppur sobria, ma secondo me molto importante, significativa soprattutto per la memoria dei ragazzi che oggi sono stati premiati con un diploma, ma saranno premiati il giorno che metteranno piede su quell'aeroplano che li porterà nelle loro destinazioni, secondo me manda tre importanti messaggi. Un messaggio lo manda da parte dei ragazzi. I ragazzi ci hanno dato una dimostrazione di grande serietà, di grande attenzione, di un ottimo risultato evidentemente a livello scolastico, hanno passato una selezione seria e importante. Nessuno vi ha regalato nulla, quindi complimenti vivissimi e bravi per quello che avete fatto, continuate così, non mollate mai, il segnale che stanno dando a tutti noi grandi è che c'è una gioventù molto sana in Italia, per fortuna, non è vero che questo è un paese che non ha futuro, basta vederlo e guardarlo, certo se noi siamo sempre incancreniti a guardare solamente gli interessi di noi grandi o comunque di guardare sull'oggi, mai guardare e traguardare almeno al dopodomani, non dico tanto al domani o a un futuro remoto, insomma, ma al dopodomani sarebbe molto importante, quindi grazie che ci portate con i piedi a terra e con l'attenzione verso di voi, ove tante volte noi ci distraiamo per questioni un po' più, diciamo, più noiose tra l'altro. L'altro messaggio lo dà ENAV sicuramente, e intercultura insieme, mi piace associarci a questo messaggio, cioè noi diamo molta attenzione al personale, diamo molta attenzione alle persone, diamo molta attenzione ai giovani e soprattutto crediamo in loro, crediamo nel binomio famiglia-ragazzi, crediamo nel binomio società-associazione ragazzi-famiglie e crediamo soprattutto che questo sia il modo migliore per rispondere a questa crisi. Non si dà